Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono come al solito il dottor Max che vi parla della Tanzania. Allora, l'estate è iniziata e quindi è giusto che le persone, insomma, approfittino, no, di questo periodo. Agosto è tipicamente destinato alle ferie in Italia. Ricordo che ci sono, forse l'Italia è uno dei pochissimi paesi al mondo che continua ancora a conservare, diciamo, la tradizione delle ferie. In agosto, in linea di massima negli altri paesi, ora magari appunto nel Mediterraneo, forse un pochino in Spagna succede, però in linea di massima, forse non lo sapete, negli altri paesi non esistono più le ferie come tradizionalmente erano da noi, no? Dei 3 mesi estivi per le scuole, con la chiusura delle scuole, eccetera. Si prendono le ferie scaglionate. E pensate, per esempio, mio figlio che ormai è tanti anni che lavora, più da 10 anni che lavora per questa azienda a New York, naturalmente a New York sono sempre di fretta, no? E quindi lavorano parecchio. Ecco. E adesso deve partire, anche lui gli piace insomma fare le ferie in Sardegna, va a trovare la mamma, va bene, 2 settimane, ma credo che abbia in totale 3 settimane all'anno, se ce le ha, di ferie. Infatti mi fa anche un po' arrabbiare perché, insomma, le ferie sono comunque un momento molto importante anche dal punto di vista psicologico della famiglia, perché c'è sempre da fare tante cose. Invece New York in particolare è proprio una lavatrice. E quindi, va bene. Ecco, no, lo dicevo perché è tutto a rilento, è chiaro, no? È evidente che è tutto un pochino a rilento. Buongiorno Arrigo, ecco, siamo già partiti. Dunque, allora oggi vedremo Buongiorno. il primo risultato di un ciclo completo che si è chiuso con un amico recentemente e poi altre cosettine che vi devo dire. Va bene? Allora, iniziamo proprio dall'analisi. Io questo documento l'ho fatto per me. Non lo metto ancora a rete perché sono tutte informazioni molto riservate e io ne parlo volentieri a quattro occhi, ma non voglio, insomma, fare troppa pubblicità, che poi anche la concorrenza, sapete, ci ascolta una cosa e quell'altra. Io dico la gran parte delle cose che vi posso dire, ve le dico, però tante cosettine magari che sono poi anche quelle, insomma, importanti, molto importanti, non ve le posso dire tutte per tutta una serie di ragioni che potete anche comprendere. Allora, parliamo di un programma L12. Voi sapete che i programmi principali, diciamo così, dei nuovi programmi a taglie sono l'L12 e la XL24. Non c'è una grandissima differenza dal punto di vista di quello che ho chiamato il software di valorizzazione del metallo o switch pilot in termini di risultati, e questo secondo l'azienda. Io devo verificare sempre tutte queste cose, quindi io cosa faccio? Ho chiesto a tutti coloro che hanno attivato il switch pilot, d'ora in poi farò io l'attivazione e decideremo insieme i valori minimi e massimi. Allora, poi quando man mano che iniziano i primi cicli, dovete mandarmi la notifica con l'attivazione che ricevete da Ovesta, perché la ricevete dalla Germania e a me non la mandano, e va bene, me la mandate, io le metto insieme, raccolgo i data, no? Come si chiamano, le informazioni che poi devo analizzare, perché come vedete si lavora in tante maniere. Cioè, io vi posso presentare una cosa, come si dice, bla bla bla. Ve la lascio lì, poi quando se si attiva, si attiva, se non si attiva, non si attiva, e va bene, sono tutti contenti così. Ma io lavoro in questa maniera qua. Io ho fatto uno studio clinico che poi è stato pubblicato su una rivista scientifica e la mia mentalità è sempre quella lì. E per ottenere una cosa di quel tipo, per me non accademico, posso confermarvi e posso dirvi, non so neanche se l'ho mai detta questa cifra, questa cosa, che ci ho lavorato. Parliamo di salute, parliamo di un programma che io ho messo insieme, ho sviluppato inizialmente a Firenze e poi ho portato in America. Parliamo di grosso modo di un periodo di tempo che ha preso quasi 30 anni, con clienti che boh, non so neanche quanti clienti avevo avuto in totale, però clienti selezionati poi
per questo studio clinico sono stati 30-35 all'inizio, va bene, quindi ho dovuto fare tutto un lavoro di raccolta di dati enorme e posso dirvi che solo questo lavoro qui probabilmente è stato l'equivalente di 5 volte il tempo che ho impiegato per scrivere la trilogia. Voi avete un'idea, no? Chi mi conosce ha un'idea, sono 1042 pagine, e vi potete immaginare. Ecco, per darvi un'idea di quanto sia stato per me difficile, dal punto di vista del tempo, ma soprattutto delle energie mentali, ottenere poi una pubblicazione su una rivista scientifica, perché io credo di essere stato l'unico italiano al mondo che è andato in America senza particolari, diciamo, requisiti accademici, non essendo un ricercatore ufficiale, non essendo un professore, insomma, universitario, che poi i professori universitari in linea di massima non pubblicano quasi niente, oppure uno che è andato con una borsa di studio, no? Ho fatto tutto con i soldi miei. Sono andato là, mi sono messo in mente di fare, questa ricerca, l'ho pubblicata. E ho fatto tutto lo sviluppo sulla macchina, che la macchina è ancora disponibile, funziona peraltro molto bene, e ho ottenuto anche un brevetto dal governo americano. Ecco, ora questa cosettina qui può sembrare una cosa semplice, però ve la dico una cosa semplice, però non è stata assolutamente una cosa semplice. Quindi io cerco adesso di utilizzare, no, tutta l'esperienza che ho acquisito, in questo periodo, prima in Italia e poi in America. E diciamo di poi in questo caso, no, per ripresentarla, anche se in maniera molto semplice, in questo report che vi presento. Allora, torniamo a quello che si diceva. Parliamo di una L12 con attivazione del switch pilot il 24 di maggio per un amico che aveva comprato Argento. Va bene? Era il periodo in cui anche la stessa azienda, buongiorno Lucia, benvenuta. Anche la stessa azienda suggeriva di investire in Argento e io ho investito in Argento. Poi abbiamo scoperto successivamente che c'era uno spread molto alto, non lo sapevamo, e quindi da quel momento lì non ho più proposto l'Argento, anche perché utilizzando il sistema all'interno del sito c'è la possibilità, praticamente quasi senza costi, con costi minimi, di convertire l'oro in argento. Quindi è inutile stare a spendere troppo di spread, no? Per comprarlo quando si può fare con 2 lire, come si dice, dall'interno del computer. Detto questo, del sito ovviamente di Avesto. Allora, detto questo, parliamo quindi di un importo originariamente di circa 23.000 euro, che poi, dopo aver pagato appunto lo spread, eccetera, nel 24 di maggio di quest'anno, quindi parliamo di argento, è stato attivato, il switch pilot è stato attivato per 18.477 euro. Ora, io poi vi ho già caricato le foto, se le volete andare a vedere, in cui, per esempio, in questo caso io non vi faccio vedere tutto il primo, vi presento solo il secondo ciclo con la chiusura ciclo, perché poi i numeri su quelli che contano sono nella chiusura ciclo. Va bene? Allora vi leggo: in soli 2 mesi il ciclo completo ha generato una extra grammatura di 1093,5 grammi, pari al 5,33% di argento. Quindi parliamo già di un bell'incremento, 5,33%. Il cliente ha puntato sull'argento perché il software ti dà la possibilità, se hai entrambi i metalli e per avere il minimo requisito di metallo in deposito sono 20.000 euro, quindi se ce ne hai di meno non lo puoi attivare. Però in teoria, se ce li hai tutti e due, puoi scegliere se puntare sull'uno o puntare sull'altro. Dal punto di vista, come vi dico dopo, dello sviluppo software, per me non c'è grossa differenza, per quello che ho capito io.
Quindi il primo ciclo è scattato ad una ratio di 76,5, quindi di argento. L'argento è stato venduto e comprato in oro che si è convertito in 261,6 grammi di oro. Al 27,4, quindi praticamente 2 mesi dopo, la ratio è salita a 84,20. E il ciclo si è completato, quindi questo 84,20, come sapete, recentemente è proprio quello dell'oro, no? Sfortunatamente l'argento in questi 2 mesi è calato e nonostante l'extra grammatura di 5,33%, il valore assoluto in valore assoluto ha perso 97 euro. Uno potrebbe dire: mamma mia, che disastro! Calmi. Attenzione, in questo caso non bisogna considerare il valore assoluto del metallo, ma piuttosto l'extra grammatura prodotta dal valorizzatore, che nell'arco di 2 mesi è stata appunto di 5,33%. Questa è la cosa che conta, perché la grammatura rimane. Il valore varia, come si sa, ma la grammatura rimane. Facciamo adesso il caso di che cosa sarebbe successo se avesse comprato oro, perché ormai quasi tutti gli amici che hanno sottoscritto hanno oro in deposito, va bene? Quindi dobbiamo ragionare su questo. Valore effettivo dell'oro dopo lo spread sarebbe stato per lo stesso tipo di investimento di 20.648 euro e avrebbe generato 261,6 grammi di oro. Il valore io ve l'ho anche messo con tutti i valori che riporto ufficialmente a West e quindi non ho inventato niente. Nota. Allora, ipotizziamo che sia che si punti sull'argento che sull'oro il risultato in extra grammatura è grosso modo simile. Questa è una mia supposizione, ma conoscendo un pochino di software, perché l'ho sviluppata anch'io, no? Nel mio sistema, i criteri dovrebbero essere equivalenti. Il 5,33% di 261 grammi equivale a 13 9 grammi, no, in più di grammatura. Quindi se si moltiplica questo 13,9 per il valore dell'oro in quel momento, 70,25 euro, vengono fuori 9, 976 euro e questo è il guadagno netto nei 2 mesi. Ricordo che il costo di deposito per la L12 è quello dello 0,06% al mese. Per la XL lo 0,05, che su 20.648, no, il valore iniziale è pari circa a 12,5 euro al mese, che moltiplicato per 2, perché in questo caso sono 2 mesi, viene 25 euro in totale. Quindi rimborso del costo del deposito abbondantemente coperto. Questo si chiama un plus, no? Del marketing. È questo sul quale l'azienda dovrebbe puntare, cioè dovrebbe, lo dico in 2 parole, dovrebbe dire: guarda, sì, il deposito me lo paghi, no? Però poi grazie a questo valorizzatore te lo riprendi tutto e te lo riprendi anche con gli interessi. Siccome nessuna azienda lo fa nel mercato, questa proposizione qua sarebbe sicuramente un vantaggio. Perché io sarei il primo, vado a vedere il costo grosso modo dello spread iniziale, che adesso addirittura è l'11% con la XL, uno dei prezzi migliori che trovate sul mercato, in considerazione poi di tutto il servizio, no? Che l'azienda vi fa. Mi dà anche l'opportunità di rimborsarmi, no? Nel momento in cui poi il ciclo si chiude, ovviamente, anche quello che ho già pagato il deposito, io non ho nessun dubbio, io firmo per quell'azienda lì. Che cosa devo chiedere di più? Non ci sono extra fee, non ci sono cose nascoste, quindi per quale ragione? Ecco, però il marketing strategico, no? Quello che sto cercando di spiegarmi, io spiegare in che cosa consiste, in Europa non è ancora arrivato, evidentemente, perché ci sono pochissime aziende che ragionano in questa maniera. Cioè, certo, le multinazionali, ma sono multinazionali, quasi tutte americane. È una cosa abbastanza strana da dirsi, ma io provo sempre, proverò anche in futuro, ho delle novità, adesso facciamo un passettino alla volta. Il risultato presentato oggi dovrà comunque essere verificato ulteriormente con le prossime chiusure ciclo.
Poi in America bisogna sempre dire, quando si presenta una cosa di questo tipo, c'è una sorta di disclaimer, no? Che chiarisce tutto. Sono tre parole. E le parole sono: results may vary. I risultati possono variare. Ti presenti qualsiasi cosa tu vo lo voglia dire, no? E ci scrivi in fondo: results may vary, quello che io dovevo sempre scrivere, per esempio, quando facevo delle pubblicazioni, parlavo dei miei risultati, quello che ottenevo con i clienti. Poteva essere un editorial, poteva essere una lettera inviata come promozione, qualsiasi cosa ti dici. Te in fondo ci scrivi: results may vary, puoi dire qualsiasi cosa vuoi. Ecco, questa espressione in Europa non si usa mai. Dunque, io la presentazione l'avrei finita. Se qualcuno di voi ha dell'ulteriore, e quindi i risultati, è inutile che ve lo dica, ci sono stati in extragrammatura, no? Perché, come vi ho detto, dobbiamo puntare sull'extragrammatura. L'extragrammatura, una volta che questo amico poi converte tutto in oro e rimane lì, non è che sparisce, rimane lì. Ecco. Quindi purtroppo in questo caso, per tutta una serie di ragioni particolari, il valore dell'oro è calato da 0,90 a 0,85, una cosa e quell'altra, in valore assoluto ha perso. Però, come vedete, se fosse stato in oro, secondo il calcolo che ho fatto io, con le riserve dovute, perché io non sono uno statistico, qui ci vorrebbe il professor Pollack, lui è specializzato in queste cose qui, è quello che ha scritto il mio articolo. Va bene, tutte queste formule che hanno nella statistica, mamma mia, che scienza difficile che è quella lì. Avrebbe fatto sicuramente meglio, però dal punto di vista comunicazionale, date retta a me, ve l'ho spiegato meglio io. Perché se ve lo spiega lui, capite niente. Funziona un po' così. È un codice anche quello. Loro, i professionisti oggi, siano che siano avvocati, siano che siano magistrati, sia che siano, quando poi soprattutto devono scrivere le cose, sono degli scienziati, scrivono in maniera tale che te capisci qualcosa se leggi il summary, no? Se leggi le conclusioni, se no capisci mica niente l'articolo. Il mio stesso articolo ho dovuto leggere, pubblicato 4-5 volte, in alcune parti non ho capito niente, e l'ho scritto io, perché la bozza degli articoli l'ho scritto io, e lui poi l'ha perfezionato e l'ha migliorato, l'ha presentato secondo i crismi per essere accettato dal peer review della pubblicazione. Mi fermerei un attimo qui. Avete domande? Tutto chiaro? Mi sentite, vero? Sì. Giacomo, mi senti, vero? Felice, mi sentite? Sì, buongiorno a tutti. Ciao Massimo. Non ho le carte sotto mano e non posso seguire bene, ma comunque credo la parola a quello che dici. Bene, grazie. Prego, Cristina. Si sente Massimo. Grazie, grazie. Sì, dicevo, parte buongiorno a tutti. Come si fa a imparare? Ora io chiedo scusa per l'ingenuità delle mie domande, sono agli inizi e sto cercando di imparare e capire. Ho navigato un po' nel sito e bisognerebbe, ecco sì, che come hai detto nella precedente diretta, fosse un pochino un aiuto a come interpretare, ecco, le pagine, i valori che presentano, che per me non sono chiari, delle volte mi sembrano non trasparenti, ma probabilmente perché non lo so utilizzare io, ecco. Per esempio dello Switch Pilot non ho visto. Quant'è il costo di queste operazioni? Tu hai detto che è irrisorio, va bene, però non riesco mai a quantificare perché nel sito non riesco a trovare più di tanto. L'ho girato, l'ho navigato il più possibile, quindi ecco, ti chiedevo questo, se poi c'era il modo di Sì, istruire gli ignoranti come me a navigarlo. Grazie. certo. Questa qui, prego. Allora, approfitto per chiarire che comunque è in scaletta questa cosa qui. Allora, dunque, ho deciso di, a partire da settembre, di fornire appunto una consulenza per cui, quando il cliente poi inizia tutto, abbiamo finito le procedure, eccetera, eccetera, ci mettiamo lì davanti ai nostri siti, voi col vostro, io col mio, e vi faccio un turno, vi porto in giro, vediamo tutte le pagine, vi spiego tutte le cose, perché effettivamente ci sono molte informazioni anche utili, utilissime,
e noi non si sanno, anche io non sapevo perché Augusta non è. Augusta non ha puntato molto sul mercato italiano, in due parole, prima di tutto perché nonostante abbia organizzato molto bene l'organizzazione proprio di software, di gestione soprattutto del metallo, dei depositi con la Brinks, quelli sono, in quel caso lì sono degli orologi svizzeri, non è dal punto di vista del marketing, perché questo è marketing, bisogna sapere che si deve fare. Ecco, hanno evidentemente un po' di limiti, l'azienda grossa ma abbastanza di piccola, ecco, e no, no, non è riuscita proprio ad organizzare, soprattutto in Italia, questa cosa qui, perché non ha trovato, secondo me, le persone giuste per farlo. Perché, primo punto. Secondo punto, perché hanno avuto dei problemi in passato, ve lo dico, perché se è arrivata anche Walter, sì, poi gli diamo la parola. Buongiorno Walter. E non è riuscita ad organizzare le cose nella maniera giusta, anche perché ha avuto dei problemi. Di problemi di vari ordini, tipo ora non è il caso di parlarne, e quindi se l'è legata un po' al dito. Io questa cosa qui la noto anch'io sulla mia pelle, purtroppo. I rapporti sono sempre cordiali, ottimi, eccetera, però ecco, si nota questa cosa qui, cioè noi non rappresentiamo dal punto di vista strategico un punto di riferimento. Noi se facciamo una produzione ben venga, benissimo, però loro puntano, hanno questi grandi investitori, no? Che comprano in oro, c'è questa regola per cui l'80% del business viene costituito, viene portato dentro dal 20% dei clienti, che poi sarebbero i clienti di primo livello, primo e secondo livello. Poi ci sono tutti gli altri del terzo livello che sono piccoli e piccolissimi investitori come noi, che entrano però dalla porta di servizio. È una porta che adesso è aperta, fino adesso è rimasta aperta, e grazie a questa porta qui fanno la grande magia ed entrano nel salotto buono. Quindi noi dobbiamo essere comunque grati a queste aziende se ci danno ancora la possibilità, secondo quello che ho capito io, di comprare ancora oro, perché poi sarà sempre più difficile in futuro, anche per limiti che metteranno nei trasferimenti. E se ho tempo, vi parlo di un caso, Walter lo conosce bene, di un caso che è successo con un'amica, una cliente, e che purtroppo ha avuto dei grossi problemi proprio per questi limiti costituiti da una banca online. Va bene? Allora, quindi ci mettiamo lì davanti al sito, dicevo, e andiamo, percorriamo tutto il sito pagina per pagina, perché questo secondo me è fondamentale per poi prendere nozione di quello che stiamo facendo. E ricordo a proposito che l'apertura sia per i vecchi clienti, quindi l'upgrade, sia per i nuovi, ora adesso che avete finito la maggior parte di voi la prima fase del pagamento, non vi dovete dimenticarvi della fase successiva, che è quella relativa al piano di accumulo. Perché adesso, a condizioni molto buone, potete continuare a metterci un tanto al mese. Dovete considerare che se non fate, non lo mettete in oro, alla fine o lo si tiene lì in banca che non rende niente, oppure si spende. Perché poi succede così, i soldi che ti rimangono in tasca, li spendi. Invece, in questo particolare momento, già che c'è la possibilità, secondo me è una cosa intelligente anche metterci 100, 200, 300, quello che uno può, tutti i mesi, così almeno piano piano accumula, i soldi non si spendono, questi sono soldi investiti, se si tengono in tasca sono spesi. Allora io mi fermerei un attimo qua, credo di averti dato la risposta, Cristina, no? Poi tanto ne riparliamo e darei la parola a Walter, così almeno Walter fa un suo piccolo intervento e ci dice qual è la situazione per quello che lo riguarda. Prego Walter, buongiorno. Prego. Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Eccomi qui in veste straordinaria. Sì, era giusto anche che fossi io direttamente a comunicare il motivo per il quale in queste dirette sono da un po' latitante, al di là delle settimane di ferie e così via. Ma allora, io da quest'anno sono in pensione. Pensavo che la pensione mi avrebbe dato più tempo per dedicarmi anche a queste cose che mi interessano, che seguo già dal 2013, e invece ho scoperto che la pensione sposta
gli equilibri che si erano creati, nel senso che gli impegni familiari si moltiplicano a una velocità incredibile, per cui questo è il motivo principale per il quale sono presente solo saltuariamente, molto saltuariamente. Per quanto riguarda invece la mia attività di assistenza nei confronti di tutti i clienti di Aovesta, quella continua, anche perché generalmente non è legata al minuto, cioè non è che quando uno ha bisogno il minuto dopo deve avere la soluzione, per cui ho visto che i tempi e la mia organizzazione del tempo soprattutto è in grado di soddisfare finora almeno tutti i clienti in tempi non biblici, e anzi direi proprio molto molto ragionevoli, per cui assolutamente ci sono e continuo ad esserci, e quindi non, da un certo punto di vista non cambia niente. È cambiata proprio veramente tanto la mia distribuzione dei tempi a livello di impegni familiari. Ecco, questo lo faccio anche con piacere, perché i miei impegni familiari si chiamano nipoti. Questa è per dirla tutta. Avevo un amico toscano che si chiama Giancarlo, che quando è andato in pensione ha detto: devo cambiare nome, mi dovrò chiamare Giacche, perché Giacché sei in pensione, mi fai questo, Giacché sei in pensione, fai questo. E quindi me ne sto rendendo conto che un po' le cose cambiano, ma va bene così, è giusto che sia così. Ecco, questo lo volevo dire anche perché io ci tenevo a esserci oggi e sono riuscito a ritagliarmi questi 10 minuti per poter essere con voi. Se c'è ovviamente qualche necessità, ci sono, potete anche approfittare adesso, sempre che ci sia il tempo. Non ho sentito la parte iniziale, quindi non so quale sia oggi il programma del dottor Max nel suo intervento, quindi se c'è il tempo e volete, avete eventualmente delle domande, sono volentieri a disposizione. Vi dico subito che sarò una decina di minuti in collegamento, e poi appunto i famosi impegni prendono il sopravvento. Ecco, per quel che mi riguarda era tutto, quindi adesso se avete domande, volentieri anche tu Massimo. Sì, sentiamo se ci sono domande, poi... Allora, no, dunque, vediamo un pochino. Io ho presentato nella prima parte il risultato dell'attivazione del primo switch pilot in Argento, no? E in due parole, se vuoi te la puoi anche risentire, o ti posso mandare il documento, anzi ti manderò quel documento, dal punto di vista della creazione del valore, no? Si potrebbe dire così, c'è stata una piccola perdita. Però c'è stata una creazione importante di extra grammatura, che è quella che conta, la grammatura rimane. Ecco, quindi ho fatto una proiezione, una simulazione con loro, e ci sarebbe stato un guadagno di circa 1000 euro. Quindi diciamo che il primo, nella sfortuna, il primo switch pilot comunque si è attivato e ha confermato il 5,33, che è grosso modo la percentuale che dà anche quando si fa le simulazioni, no? Ecco, quindi direi tutto bene. Sì. Ecco, una cosa che forse è bene abituarsi a pensare in termini di grammi, indipendentemente dal valore, perché alla fine l'obiettivo è quello di aumentare la grammatura, e questo switch pilot aiuta proprio in questa funzione, e indipendentemente dal valore. Diciamo che avere 1000 grammi con un valore che è calato, o averne 1100 pur essendo calato il valore, può essere sicuramente anche un cuscinetto per ammortizzare eventuali variazioni del prezzo in discesa. Esatto. Va bene, quindi il dottor Marca sarà a disposizione per, diciamo così, le emergenze, no? O magari potete chiamare per cose, un parere importante, però cerchiamo di lasciarlo tranquillo e di godersi i nipotini. Io sono fortunato in questo senso, perché non soltanto i miei figli non sono con me, ma non sono sposati, e quindi
quindi ho sicuramente più tempo per dedicarmi a queste cose qui. Te Walter, è successo questo, te quando hai ricevuto la verità, quando hai ricevuto l'assegno, no? Hai visto un bel assegno e come si dice in tante zone, te è scesa la catena, dai, di la verità, conferma che c'hai un bel assegno di pensione e siamo tutti contenti. Sono, nonostante sia quota 103 non mi posso assolutamente lamentare. Diciamo che l'assegno che mi è arrivato, sono riuscito a spenderne di più, nel senso che avevo venduto la macchina a dicembre e stavamo andando in famiglia con una sola macchina, ma abbiamo visto insomma che ci sono un po' di problemi, è una bella Panda piccolina, però c'erano un po' di problemi, per cui a maggio quando è arrivato fra l'altro l'arretrato ho trovato un'occasione e ti dicevo, tu hai venduto una Qashqai, io ho acquistato una Qashqai. Ah, ho capito. Comunque rispetto all'assegno ne ho dovuti aggiungere qualcosetta, ma poca roba, quindi... Scusa, hai parlato di 103, cos'è 103? Quota 103 è una forma di pensione anticipata. Ah, non sapevo. Penalizzante, ma dal punto di vista economico, ma... l'anno scorso lo era meno di quest'anno, infatti la decisione l'ho presa l'anno scorso perché avevo maturato i requisiti dei 41 anni, 62 li ho superati di età e quindi ne ho voluto approfittare perché non mi fido di questo governo come di nessuno dei passati e tantomeno di quelli futuri e sono stato ho visto confermato questo mio timore perché la stessa quota 103 che hanno confermato anche quest'anno l'hanno modificata in peggio. Allora, già che vate, ti rubo proprio due minuti perché parlavamo di marketing prima, no? Allora vi faccio un esempio subito della differenza. Ora non è sempre così, però in linea di massima, se un'azienda americana statunitense dovesse operasse nello stesso settore e dovesse decidere di promuovere, no? La vendita di pacchetti, piani di accumulo, quello che vuoi, no? Tipo quella che fa l'azienda tedesca. Allora, loro intanto comincerebbero per mettere insieme un piano di accumulo per neonati, piano d'accumulo per bambini che vanno dopo la cresima, piano d'accumulo per bambini che vanno alle elementari dal primo anno al quinto anno con possibilità di estenderlo agli anni successivi, piano d'accumulo per studenti, piano d'accumulo per ferrovieri, piano d'accumulo per banchieri, piani d'accumulo per casalinghe, piani d'accumulo per pensionati, eccetera, eccetera, eccetera. Capito? Loro ragionano più sui target, no? Piuttosto che sul pacchetto generale. Questo è un esempio di marketing strategico, che può sembrare una banalità, no? Però uno magari non ci pensa, rinasce il nipotino e non ci pensa mica a comprargli una cosettina d'oro. Una volta si faceva, adesso non si fa quasi più. Ecco, questa è, ho colto l'occasione, perché più avanti, piano piano, anch'io, perché io cerco di fare le proposte, no? Delle promozioni. Ce n'ho un'altra in corsa adesso per agosto, l'ho appena scritta mentre parlavo, però non è che io da solo, dovrebbe fare l'azienda queste cose, non è che io da solo, però per esempio ora uno finisce di lavorare, c'ha il TFR da investire, qual è cosa migliore che investirlo magari al 50% comprando un po' d'oro e metterlo lì da parte? Ecco, tutte idee così che purtroppo devono essere estrapolate e diciamo così dal singolo e non vengono proposte dal punto di vista della promozione di marketing. Benissimo Walter, io ti ringrazio, se non c'è... dimmi. No, volevo dire a questo proposito che era una delle cose che nei miei interventi, soprattutto quelli iniziali, facevo presente. Cioè una volta nasceva il nipotino, veniva aperto il libretto in banca e nonni, zii, parenti alle varie occasioni
versavano qualcosa oppure davano i soldi ai genitori che li mettevano su questi libretti, che ovviamente non portano niente, non hanno nessun tipo di remunerazione e sappiamo come rischiano di andare a finire. In Germania questo concetto, proprio la ripartizione dei piani di accumulo, ovviamente non ti fanno il miglior prezzo se parti con una S, ma è un buon inizio, per conto mio, però bisogna cambiare la mentalità, e purtroppo questa mentalità in Italia non esiste. In Germania lo fanno molto spesso. Diciamo che poi in Italia si complica un attimino, perché il deposito al minorenne non lo puoi aprire, quindi, o meglio, lo puoi aprire ma serve la firma di entrambi i genitori. Poi sappiamo come va a finire purtroppo molto spesso nelle coppie, che si litiga e allora non si viene a capo di questi depositi, per cui diciamo che non è uno strumento utilizzato quanto meriterebbe. Questo perfettamente d'accordo, ma era uno degli argomenti, questo per quanto riguarda i minorenni, ma per quanto riguarda invece la vita lavorativa delle persone, prima si inizia con un piano di accumulo e migliore sarà il livello che si sarà raggiunto al momento della pensione, che sono sempre minori e generalmente non permettono lo stesso tenore di vita di quando si lavora. Quando si va in pensione si prende di meno. Ancora no, perché c'è un sistema in Italia per cui chi va con retributivo, contributivo, sistema misto, ancora qualcosa in più magari rischia di prendere, ma più si va avanti e meno sarà così, quindi bisognerà integrare quella che verrà pagata dall'INPS come pensione con dei risparmi fatti nel tempo, e anche i 50-100 euro al mese, che magari non incidono sul tenore di vita, possono essere molto importanti un domani. Purtroppo i giovani hanno una tendenza di vivere il momento e non guardare tanto al futuro, per esatto. Cui noi diamo l'informazione ma non sempre viene recepita nel modo giusto. Ecco, volevo soltanto concludere con questo. Sì, beh, diciamo che questo, Walter, è dovuto a quello che dicevo prima. Cioè, non è che dici una cosa una volta e la gente capisce subito. La pubblicità non funziona così. La pubblicità si basa sulla ripetizione del messaggio. Te puoi dire una cosa, la più grande stupidaggine che vuoi, no? Questo era un concetto famoso anche, mi sembra che era Bormann, non mi ricordo, quel nazista famoso che era delegato alla propaganda, diceva: te gli dici, a questa gente gli dici una grande bugia 500 volte e loro pensano che sia una verità. Funziona un po' così, ecco perché la pubblicità è così importante, no? Perché ci fai lavaggio del cervello e ci convince di cose che poi magari non sono assolutamente vere. E questo in America, se vivi in America, tenere e sei un po' un attimino sveglio. Poi ho lavorato anche al settore, una cosa che l'altra, te ne rendi subito conto che la stragrande maggioranza delle cose, dei messaggi, delle cose che arrivano dall'America o sono grandi stupidaggini, perché poi è un sistema molto così, molto tuperaria tante volte, oppure sono parzialmente interessanti, non necessariamente perché una cosa è stata pubblicata sul New York Times è una cosa, no, veritiera, affidabile, eccetera. No, dipende, soprattutto quando si tocca la finanza, i soldi, queste cose. Va bene, benissimo, ok, abbiamo fatto anche questa precisazione. Io continuo l'intervento. Comunque i giovani se li parli capiscono bene, non è che sono che vivono il momento, se gli spieghi bene le cose dopo capiscono bene. Sì, dipende ovviamente sempre dal momento, dall'ambiente nel quale vivono. Certamente più un bambino entra in contatto con un certo, soprattutto, modo di pensare, meglio è. Ecco, il problema è che si vive in un sistema che è una grande matrix e devi seguire la matrix. Non è che puoi pensare, come diceva una volta la pubblicità della Apple, out of the box, no? Fuori dalla scatola, perché adesso non si può quasi più fare questa cosa qui. Oppure lo fai, come magari ho potuto fare io, in un certo senso, a tuo rischio e pericolo. Vabbè, pazienza, andiamo avanti. Grazie Erika, altre domande per Walter, se no magari lo lasciamo andare.
Continuiamo l'intervento, siamo già a 45 minuti. Bene, Walter, benissimo, allora io ti ringrazio per il momento e ci sentiamo magari la prossima settimana. Va bene? Grazie a te, senz'altro, e buona Grazie. giornata e buon fine settimana a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, benissimo. Ok, dunque, adesso è tutto chiaro, mi sembra benissimo così. Allora, voglio ricordarvi che appunto, come dicevo, questi programmi funzionano anche come piani di accumulo. Siccome io cerco di mantenere sempre una certa flessibilità, ho deciso per coloro che vogliono considerare un'altra opportunità, soprattutto per piccoli piani di accumulo, perché qui, come sapete, con la L si parte praticamente da 10-12 mila euro, non tutti magari hanno questa possibilità qua. Allora io ho deciso di, Auvesta propone questi programmi, anche questi programmi, se proprio uno vuole si fanno, non è un problema, però questo non è il mio target principale. Ho avuto il piacere di conoscere Claudia Brandoni che lavora per la Elior, che è una bella azienda emergente italiana che stocca in Svizzera, quindi è uno dei prerequisiti, no? L'abbiamo capito, quello dello stoccaggio in Svizzera. E i piani di accumulo io li con molto piacere li passo a lei, alla Elior. È una persona molto in gamba, molto dinamica, molto con la mentalità giusta e quindi sono molto contento di aver iniziato un rapporto di collaborazione con loro che spero che continuerà per molti anni. Ecco, però sicuramente io siccome bisogna sempre essere cauto, no? Bisogna fare una sorta di pre-test, diciamo che l'abbiamo iniziato circa 2 mesi fa e continuerà fino alla fine dell'anno. Anche loro parteciperanno al meeting che sto organizzando a Lucca la settimana, sarebbe sabato 19 probabilmente, sabato 19 ottobre, io verrò in Italia per circa 3 settimane e quindi organizziamo un altro incontro dove se si vuole ci si incontra anche per fare due chiacchiere, eccetera. E quindi adesso sto organizzando anche questo evento qua. Allora, parlava Walter brevissimamente, no? Ve l'ho caricati in rete. E se si va a vedere anche i risultati, no? Proprio i numeri nel corso degli anni uccidono tutti. Sì, è vero che ci sono delle huge fund che adesso ti danno interessi stratosferici, ma se, c'è sempre il famoso discorso del coefficiente di rischio. Coefficiente di rischio di cui gli esperti, no, i broker non vi parlano, che però esiste, non è una cosa che possono nascondere, perché questi cicli, come si sa, nelle borse sono ricorrenti. Adesso stanno tamponando tutto, no? Con questo quantitative, ma non so per quanto tempo ci riusciranno. Credere o non credere, io vi ho pubblicato i dati in euro, negli ultimi 20 anni l'oro ha guadagnato circa 6 volte. Negli ultimi 5 anni ha fatto il 73%, l'ultimo anno il 20, quasi il 28%, negli ultimi 6 mesi circa il 20%, negli ultimi 30 giorni è calato un pochettino, loro comunque ha sempre guadagnato il 3,65%. Qual è quell'azione che senza coefficiente di rischio vi dà la stessa performance? Ora, volete investire anche in huge fund? Benissimo, si parla di diversificazione, no? Volete investire un 5-10%? Benissimo. Volete comprare un 5-10% di Bitcoin o stablecoin? Benissimo. Ma non possiamo dimenticarci della priorità. La priorità in tutte le culture antiche era l'oro, perché non esisteva nient'altro. Allora, detto questo, siamo quasi in conclusione. Vi ricordo la promozione di agosto. Questa ovviamente sarà sicuramente, non so, però c'è la promozione agosto a settembre, non so se sarà ripetuta. La promozione agosto sarà poi pubblicata, quindi la potete vedere in rete, ve la posso leggere, vediamo un pochino dove l'ho messo, dovrebbe essere per qui, stavo lavorando a questo momento. Eccola qua. Allora, per chi apre o per chi, cioè per i clienti vecchi e nuovi che aprono una L o una XL dal oggi 3 di agosto fino al 15, facciamo arrivare fino a Ferragosto, poi finiamo.
do un bonus in soldi, non un coupon, un bonus proprio soldi di 125 euro per la LX e di 250 per una XL. Questo indipendentemente che acquistino oro o meno, perché sapete c'è la possibilità di fare una semplice conversione o di aprire una semplice L12 senza metterci soldi, no, con 1.400 euro, poi uno compra 200 vanno di metallo, quindi, e lasciarla lì, utilizzarla come piano di accumulo che va bene lo stesso, oppure metterci qualche soldo dopo, stesso discorso per la XL, ricordo che con la XL si compra al 6% di sconto rispetto alla S, va bene? E con la L12 il 3% di sconto, quindi se uno vuol fare un piccolo piano di accumulo, va bene anche una L12, uno che dice no, voglio iniziare a vedere come funziona una cosa e quell'altra, per investire un certo quantitativo bisogna andare per la XL, no? Che poi sapete, man mano che andate avanti, a 12.000 avete il primo, recuperate i primi 600 di apertura conto, a 27 recuperate i secondi, a 50 recuperate tutto il bonus, ovviamente il bonus è in metallo. Bene? Un'altra cosa molto importante che devo dire soprattutto ai nuovi, a coloro che si approcciano, perché vi ho parlato di questo caso che abbiamo avuto con questo amico. Questo amico ha spostato i conti in una banca online a Londra, i soldi te li prendono, no? I soldi quando appena te li prendono, ma poi te li restituiscono e restituiscono alle condizioni che vogliono loro. È successo che hanno cominciato a chiedere documenti, limite a 5.000. Lei voleva fare una XL per 50.000, potete immaginare che calvario, no? Che ci vuole 50 bonifici a fare una cosa così. E sarà sempre peggio in futuro, soprattutto per chi si fa prendere a abbindolare da queste stable coin, soprattutto quelle non legate alle banche centrali, perché io sono l'ultimo a darvi no, a dirvi di tenere soldi in banca, diciamo così, però bisogna prima di saltare, bisogna guardare, si dice no? Un proverbio. E qui purtroppo la gente salta in Bitcoin, salta in stablecoin, salta in banche che non conosce e poi dopo rimane fregato. È stato questo il caso. Hanno chiesto un documento, addirittura sono arrivati a chiedere praticamente la visura camerale. Pensate un po', questa banca inglese ha chiesto la visura camerale di Aosta, più un altro documento, quindi documento in tedesco praticamente, più un altro documento in italiano, che adesso io non mi ricordo, però erano due documenti, va bene? Cosa hanno fatto? Qui mi sono anche un po' arrabbiato perché hanno fatto un pasticcio, senza dirmi niente, hanno mandato questi documenti, quindi uno in tedesco e uno in italiano, no? In risposta a quello che l'azienda inglese chiedeva, ma voi non conoscete bene la mentalità degli anglosassoni. Come si fa a mandare un documento in tedesco ad un'azienda inglese? Te lo cestina subito. Fatto sta che se la sono presa male e hanno negato il trasferimento. Quindi non soltanto abbiamo perso l'opportunità di fare un ottimo lavoro perché era un bel investimento di 50.000, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fin fine, siccome io non ho mezze misure, quando anche se non, io non ho nessun tipo di responsabilità in questo caso qui, io cosa avrei fatto? Avrei preso il documento in tedesco, avrei mandato il documento originale in tedesco e sotto ci avrei fatto la traduzione in inglese. Stessa cosa per il documento italiano, perché professionalmente parlando è così che si deve fare. Perché poi un discorso è se un'azienda tedesca parla con un'azienda inglese. Un discorso è se te, cliente italiano, devi poi mandare te questi documenti in Inghilterra. Trovano sicuramente un minimo, il capello, un pretesto per non mandarti i soldi. Quindi cosa è successo? Siccome questo cliente si è anche poi arrabbiato un po' con me, e io sinceramente le dico, guarda che io non ho nessun tipo di responsabilità. Mi ha sollecitato diverse volte il rimborso, abbiamo anche, grazie a Walter, interpellato a questa e gli ho detto: guarda, io non voglio tenere una cliente che non è contenta. Io faccio vedere un giorno ve li posto, faccio vedere i contratti che avevo a Firenze, avevo a New York con la full satisfaction of money back. Cioè, quando un cliente viene da me e poi vedo
che è nervoso, non è contento del servizio, è inutile che io mi contamina anche l'ambiente. Cioè, hai capito? E non mi fa perdere l'armonia anche nel contesto con i dipendenti, con le ragazze, con per me. Io non posso tenere uno bene o male in casa mia, uno che non ci viene volentieri. Allora preferisco restituire i soldi, arrivederci, grazie. E così finalmente sono riuscito, per la prima volta sono riuscito a restituire i soldi, perché questa non è nella policy di Ovesta. Quando firmate in Ovesta il contratto ancora, e ci sto lavorando, spero un giorno che ci arriverò, dice ancora obbligo di acquisto. Che poi l'obbligo di acquisto in un certo senso non c'è nemmeno, perché adesso ci sono delle disposizioni per acquisti online, per cui se te rinunci in 15 giorni, l'azienda ti deve restituire il premio. Quindi che cosa stai a scrivere? Ah, purtroppo, come vi ho detto tante volte, l'azienda perfetta non c'è. Quindi vi ho detto questo caso qui per dirvi che tante volte in alcune circostanze l'esperienza internazionale è fondamentale, perché se non è quella non ci arrivi e fai i pasticci. Secondo, che finalmente sono comunque riuscito a, in un certo senso ho perso un sacco di soldi, ma l'ho fatto volentieri a questo cliente, ha ottenuto completamente il rimborso di tutto. Non so se è riuscito poi a recuperare i soldi da questa azienda qui, perché anche lì ha detto che voleva levare il conto, una cosa e quell'altra, magari ci riuscirà, e magari chissà, è successo tante volte nella mia attività, che abbiamo restituito i soldi a una cliente che lì per lì aveva problemi di salute, una cosa, quell'altra, non era sicura, e poi è ritornata dopo, capite? Se non fai così, perdi sicuramente il cliente, e il cliente non parla bene di te. Un esempio, e concludo, che ci sia ancora qualche cosina da lavorare e da perfezionare, da migliorare nel servizio, è dato proprio dal fatto che nella mia attività io ho sempre, quasi sempre lavorato, ho chiuso sicuramente più del 50% con il passaparola. Se te non fai così, arrivi alla fine dell'anno e rischi che non ci rimanga niente, perché se cominci a comprare cartelloni pubblicitari, spazi radio, organizzi magari eventi che lì per lì non hanno nessun senso, cioè se non stai un po' attento, cioè se non conosci bene bene quello che devi fare, spendi un sacco di soldi e poi alla fine dell'anno piangi, va bene? Molto, molto facile fare una cosa di questo tipo. Quindi io organizzavo tutto il marketing con promozioni, attività locali e soprattutto concentrandoci sulla formazione del personale, dando degli incentivi al personale per farlo lavorare meglio, per incentivarlo a fare un certo tipo di servizio, e tutti avevano dei bonus, un po' più un po' meno, degli incentivi per lavorare meglio. Grosso lavoro da fare, devi saperlo fare, devi anche volerlo fare, tante volte ce l'hai in mente ma non lo puoi fare. Per esempio, sono riuscito a farlo molto bene a Firenze, non sono riuscito a farlo completamente in America, mi sono trovato in un ambiente diverso, con gente con mentalità diversa, con un partner che è rimasta in Italia con la testa, e quindi in America non si può ragionare così. Purtroppo le cose potevano, diciamo così, io professionalmente ho fatto tutto quello che devo fare, no? Però ecco, alcune difficoltà il marketing le devi interpretare a seconda del contesto nel quale te operi, è chiaro, no? Si chiama così, studio del mercato. Bene, allora vi dicevo una cosa importante, non me la voglio dimenticare per chiudere, la seguente: io ho preparato 4 o 5 documenti, uno si chiama la spiegazione di come funziona il sistema a taglie, uno è l'attivazione del switch pilot che uno se vuole può fare anche da solo, una è un confronto fra l'azienda tedesca e un'altra azienda italiana per quello che riguarda italiana-svizzera, per quello che riguarda la comparazione tra le due offerte. E poi c'è un'altra che è il listino prezzo completi, e poi c'è la pagina, il link di Ovesta con tutte le informazioni anche da parte loro, e poi ci sono i contratti. I contratti, se uno ha delle remore e non mi crede e o comunque vuole accertarsi, benissimo, ma me li dovete chiedere prima, no? In fase di analisi, non quando avete firmato dopo, dicendomi non mi hai detto questo e non mi hai detto quest'altro. Io rispondo alle domande che mi fai, non posso rispondere a tutto quello che è scritto nel contratto, anche perché
se ci fosse qualcosa nel contratto che non va bene, te lo direi subito. Se io non vi dico niente, io lavoro come consulente, non sono qua a perdere tempo. O mi credete o non mi credete. Volete ulteriori informazioni? Legittime, non ci conosciamo, ti do tutte le informazioni che vuoi. Però poi leggetele. Perché anche le ultime due o tre contatti, l'unica che ha fatto un ottimo lavoro è Cristina. Quegli altri non hanno letto niente. Le altre persone, non faccio nulla. No, mi scoccia, è chiaro, no? Ma dovete documentarvi di più. Allora, se no, mi credete, e poi dopo, quando invece viene fuori che vi ho fregato, venite in trasmissione e dite che il dottor Max dalla Tanzania è un coglione. Tante volte vi fanno perdere tempo. Dovete, anche voi, soprattutto i neofiti, capire che questo non è un acquisto come anche comprare una macchina. È una cosa molto più importante, che richiede tempo e approfondimento. Bene? Allora, mi fermo qua perché poi, insomma, grosso modo, poi le cose sono sempre quelle. Ricordo l'offerta, il bonus di 125 euro dal 3 al 15 di agosto per la L12 e di 250 euro sulla XL24. Io mi fermerei qui. C'è qualcuno che ha domande? Ricordo che la prossima settimana non faremo niente e ci ritroveremo il 31 di agosto, pronti per settembre. E a settembre sarò in condizioni di analizzare con voi tutti questi documenti, se li volete, sono a disposizione. Farvi rispondervi anche a ulteriori informazioni riguardo, per esempio, a coloro che hanno già comprato l'oro. Se uno ha già comprato oro, dice: ma io ho già comprato l'oro, sì, dove lo tieni? Ah, se l'ho nascosto. C'era questa cosa, no, che l'altro anno di aziende, dove dici, compro, lo nascondi in giardino. Ma che bella, sembra una favola, no? No! L'oro e i metalli preziosi non si nascondono in giardino, soprattutto se sono oltre 10-12 mila euro. Si prendono e si portano in un posto sicuro in Svizzera. Dopodiché si informa il nostro avvocato di fiducia, ovviamente, e almeno il nostro notaio, perché poi c'è anche questa fase qui di cui ho parlato in Italia, nel seminario che si fece in Italia, che anche per tutta una serie di ragioni viene trascurata, ma è molto importante, perché quando si arriva a fare un investimento di 100-200 mila euro, bisogna essere convinti di conoscere le leggi, e sono spiegate, ma c'è anche il report a disposizione, me l'ho ascoltato, che sarebbe la prima cosa da leggere sul sito ammentaperta.net e che purtroppo leggono i pochi, va bene? E informare il notaio, informare se siamo sposati, insomma, il nostro marito vuole che sia, informare, diciamo, chi di dovere, perché qualsiasi cosa può capitare nella vita. Se a un certo punto è con tutto il rischio che comporta, te lo possono fregare, se pellito in giardino te lo possono fregare, può succedere qualsiasi cosa, se non è in un posto sicuro, te lo comunichi anche male, cosa fai? Vai al notaio e gli dici sì, ti dice dove l'hai stoccato l'oro, un giardino? Poi si mette a ridere. Pensa un po' seri nelle cose. L'oro va stoccato solo in Svizzera, perché in Italia c'è il problema, ma ci sto studiando anche su quello, ci sono ancora arrivato per bene, ma poi c'è la testa dura, alla fine ci arrivo. La legge non prevede che possa essere stoccato oro in Italia. Non ci sono una regolamentazione speciale. Mi sembra di aver capito che addirittura viene dalla questura di zona, sto lavorando, che non prevede, che non la danno per ragioni di sicurezza, perché ci sono stati tanti imbrogli in passato. Quando stoccate in Svizzera, voi potete stoccare a tre livelli: a Lugano, in un cavo a Lugano che va già benissimo, soprattutto per chi compra con l'aereo oro, quello sfuso che vuole il lingottino, che lo vuol vedere, va benissimo. Poi a Zurigo, oppure a Ginevra, oppure dove vuole in Svizzera, cavò sempre di alta sicurezza, oppure un cavò di alta sicurezza con i Brinks o gli associati, perché allora, come ho dimostrato, loro sono costituiti come charity in America, quindi sono fondo fiduciario, non pagano tasse,
e hanno un'immunità diplomatica che li rende praticamente invalicabili. Nessuno può entrare all'interno di quei cavoli. Domande? Benissimo. Allora, se non ci sono domande, io spero di essere stato chiaro. Vi do quindi vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento per il momento alla prossima settimana. Va bene? Buon fine settimana a tutti. Arrigo, volevi dire qualcosa? Buon fine settimana. Sì, grazie della diretta. Sinceramente devo rielaborare un po' di dati e devo ascoltare la parte iniziale che ho perso, ecco, quindi per il resto se hai qualcosa poi sono, va bene? Per il resto ecco devo riascoltare la parte iniziale che ho perso, ecco, non voglio dicevo, quando hai ascoltato tutto, se c'è qualcosa che non è chiaro mi puoi contattare, parliamo, va bene? Senz'altro, va bene, grazie Max, grazie. Grazie a te. Benissimo, allora alla prossima. Grazie Max. Ricordo che l'appuntamento del lunedì, no, quello lì di fuga dal pentolone, insomma, e anche di quello di mercoledì andranno della destinazione Tanzania, riprenderanno a settembre. Saluto a tutti, a presto, ciao, grazie. Saluto, buona estate, grazie. A voi, grazie. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao.